Dovremmo esserci tra poco, non avevo capito. Quando ci siamo. Siamo. Ci siamo, eccoci. Buonasera a tutti, benvenuti alla 116esima serata di Lodi Liberale, in cui oggi abbiamo due volti noti per chi segue Lodi Liberale da un po' di anni, il professor Roberto Festa, che segue logica e filosofia della scienza all'Università di Trieste, Don Beniamino Di Martino, che è anche l'autore del libro e direttore di Storia Libera, e Aldo Maria Valli, giornalista vaticanista molto noto e importante, che per la prima volta ha deciso di partecipare a una nostra serata. In una serata che ringrazio chiaramente tutti e tre gli ospiti, sia chi è tornato, sia chi ha deciso per la prima volta di unirsi a noi. Noi, come sa chi ci segue, ogni settimana, ormai da mesi, il lunedì sera, cerchiamo di riflettere su temi che possono essere collegati alla diffusione del pensiero liberale da vari aspetti, dal punto di vista economico, filosofico, culturale, scientifico, di costume, e anche introducendo a partire da settembre la presentazione dei classici del pensiero liberale. Perché? Perché siamo liberali, perché crediamo che ci siano tanti liberali inconsapevoli in circolazione, che se conoscessero il pensiero liberale per quello che è e non come viene caricaturizzato, si definirebbero tali e lo ucciderebbero molto più facilmente, e perché crediamo fortemente che ci sia un disperato bisogno in questo paese di liberali nel giornalismo, di liberali nell'opinione pubblica, sui social, di liberali che scrivono libri, di liberali che fanno politica, insomma, di liberali in generale, perché è un'epoca in cui la libertà, che è il valore cardine in cui crediamo, non è propriamente al centro dei pensieri delle persone, della classe politica e in generale. Ed è il motivo per cui Don Beniamino ci ha fatto, credo, un regalo straordinario. Prima di tutto scrivendo questo libro, che consiglio assolutamente a chiunque. Io non ho problemi a usare parole anche enfatiche quando sono convinto, nel senso io odio le sviolinate, eccetera, ma questo libro è straordinario, semplicemente straordinario. È un libro che, ne parlavamo prima che cominciava la diretta, è denso, perché supera le 400 pagine, ma è assolutamente scorrevole, straordinario, illuminante, e tocca il rapporto, appunto, libertà e coronavirus, come recita il titolo, sottotitolo, riflessioni a caldo su temi sociali, economici, politici e teologici. Perché è straordinario? Perché Don Beniamino, che credo di non sbagliare a definirlo un rothbardiano impenitente, libertario credo che si definisca anche tale, sostanzialmente ha deciso di mettere a disposizione la sua scienza, i suoi studi, la sua conoscenza della scuola austriaca, del pensiero liberale in generale, per analizzare come dire, la fase difficile che stiamo vivendo da ogni aspetto, da ogni punto di vista, dell'emergenza, della pandemia e dell'emergenza sanitaria in corso. Lo ha fatto con numerosissimi, puntuali, documentati e scritti a caldo, ma credo poi, come dire, mantenuti, perché il libro ha avuto una genesi che poi ci spiegherà l'autore nel corso dei mesi, ma molto, molto, molto puntuali, molto fermi, nel criticare in qualche modo, per collegarsi all'attualità, la gestione da vari punti di vista di come è stata, appunto, gestita dal punto di vista del governo, dal punto di vista economico, la gestione sanitaria, sia per quanto riguarda dispositivi di protezione individuale, piuttosto che il blocco ai licenziamenti. Quindi l'ha affrontata da ogni punto di vista, sanitario ed economico, e in qualche modo prendendo posizione anche, mi consentirà l'autore, politicamente. Ma l'ha fatto introducendo sempre e comunque riflessioni filosofiche, culturali, di struttura, come se fosse un testo, come spesso gli capita, perché credo sia una caratteristica dell'autore. Abbiamo già presentato due libri di Don Beniamino sulla Prima Guerra Mondiale, cercando di focalizzarsi sul tema, ma facendo contestualmente una sorta di introduzione alla scuola austriaca. Qui non è proprio un'introduzione, qui è proprio un testo di scuola austriaca, perché, ripeto, cerca di approfondire la tematica da vari punti di vista. Io vi faccio solo due esempi. Dove troverete un sacerdote che critica in maniera convinta e assolutamente condivisibile l'esistenza stessa del sistema sanitario nazionale, quindi del fatto che
ci debba essere un sistema sanitario pubblico senza lasciare spazio al privato, e invochi invece, come Don Beniamino fa, invece l'esistenza di un sistema sanitario privato in concorrenza che dia spazio al merito, al profitto, alla scelta, alla libertà di scelta da parte in questo caso dei clienti, consumatori, che in questo caso sono pazienti, e che lo difende anche dal punto di vista morale. Io una persona, già è difficile che ci siano persone che possano fare una difesa di questo tipo, ma che questa persona sia anche in tonaca, credo che sia un unicum che vada, vale la pena assolutamente sottolineare e diffondere il più possibile. Quindi a chi ci sta ascoltando su Zoom, a chi ci sta seguendo su Facebook, prego vivamente davvero di seguire Don Beniamino, leggere, far leggere i propri libri, leggere la rivista che dirige, che ha fondato, che si chiama Storia Libera, che è un altro piccolo gioiello, perché ne abbiamo un disperato bisogno. Don Beniamino ha la delicatezza che gli è caratteristica, ma la franchezza che è altrettanto sua caratteristica per chi lo conosce, anche di prendere posizione su alcune esternazioni in qualche modo di papavergoglio, per come viene affrontato dal punto di vista dell'impostazione di fondo, e quindi ci sono anche considerazioni di carattere teologico, ma anche di collegamento rispetto alla stretta attualità. È un autore, ma questo ci stupisce meno, che per esempio spiega che una delle varie emergenze che stiamo vivendo è quella della scuola pubblica, ma scuola pubblica in senso proprio in senso deleterio, passatemi l'espressione, nel senso che spesso quando si discute di temi come l'istruzione e la scuola in ambiti liberali si tende a sottolineare una cosa che anch'io tendo a fare, quella di definire scuola pubblica sia la scuola statale che quella paritaria, perché è la funzione che è pubblica e non la proprietà. E quindi anche la scuola paritaria svolge un ruolo pubblico. Don Beniamino probabilmente preferirebbe l'utilizzo del termine scuola privata, e peraltro critica, considera un passo in avanti il fatto che si possa arrivare al buono scuola come strumento di scelta da parte delle famiglie, di libertà educativa, eccetera, ma credo che vorrebbe tranquillamente una privatizzazione completa del sistema educativo in cui proprio lo Stato si toglie assolutamente di mezzo. Paradossalmente arrivando anche a una cosa che è dal punto di vista teorico, morale, condivisibilissima, ma difficile da dire, da sostenere, Don Beniamino lo scrive, probabilmente dovrebbe essere anche abolito l'obbligo scolastico, perché questa dovrebbe essere una scelta che rimane in capo alle famiglie. Ovviamente parla in generale della situazione economica italiana, quindi dal punto di vista del fatto che in qualche modo fare debito oggi sia considerato come una questione, come una cosa fisiologica, naturale, del tutto condivisibile, che non provoca danni in futuro, e Don Beniamino spiega che qui perché fare debito in generale è sbagliatissimo, perché le politiche inflazionistiche sono sbagliatissime, perché il blocco ai licenziamenti è sbagliato, perché il tetto ai prezzi è sbagliato, e perché appunto, e anche qui altra cosa difficile da ascoltare da una persona in tonaca, perché il centralismo è sbagliato, e quindi perché ci dovrebbe essere concorrenza anche istituzionale, anche nel modo di affrontare le situazioni. In più, una cosa molto curiosa che credo valga la pena poi sottolineare nel corso della serata, la differenza che Don Beniamino fa articolandola tra governo e Stato. E quindi lui considera in maniera negativa da ogni punto di vista, dagli effetti, ma dai principi, quindi dal punto di vista anche morale, l'esistenza dello Stato in quanto entità coercitiva, che quindi viola il principio, l'assioma di non aggressione rombardiano a cui siamo tutti legati, ma questo non lo porta non necessariamente a contestare l'esistenza di un governo, quindi di un'autorità che in qualche modo, al netto di quelle naturali, in qualche modo possa fare dei minimi interventi anche negativi, cioè nel senso che ci debba essere la funzione del governo, in questo caso non dello Stato, come protezione appunto di vita, libertà e proprietà. E in più, in ambito libertario, credo che chi di noi ha seguito le polemiche di questi mesi, c'è stata una discussione ferocissima sul come doveva essere affrontata l'emergenza appunto sanitaria, al netto dell'obbligo delle mascherine o meno, ma è quella la discussione se era accettabile, condivisibile, possibile la limitazione delle proprie libertà personali, al netto della discussione che magari faremo anche questa sera sul fatto se poteva essere utile lo strumento
come il DPCM che sostanzialmente ha sospeso libertà costituzionali. Quindi questo dimostra che probabilmente la Costituzione più bella del mondo, forse qualche problema ce l'ha, se può essere tranquillamente violata o derogata da uno strumento che in qualche modo è amministrativo. Ma al netto di queste parti importanti, ma che riguardano la forma, è ovvio che c'è stato un dibattito tra i libertari, tra chi sosteneva che questa cosa non poteva neanche lontanamente essere presa in considerazione perché è una violazione della libertà di iniziativa economica, di movimento, di relazione, di spostamento, eccetera. E chi invece ha sostenuto che appunto in questo caso, passatemi l'espressione, ma insomma si poteva prendere in considerazione una limitazione di questo tipo, poi magari capiamo come, se con un lockdown o con altro, semplicemente perché erano in campo quelle che si chiamano economicamente delle esternalità negative. E quindi lui sostanzialmente, Don Beniamino, diciamo che in qualche modo condanna entrambe le posizioni, ha un approccio che io potrei tranquillamente definire di buonsenso libertario, di realismo libertario, che sembra ossimorico, ma secondo me non lo è e lo ha già dimostrato nel precedente libro che abbiamo presentato da noi per il libertarismo vincente. Quindi credo che sia un libro veramente, veramente di cui c'era assoluto bisogno. Aldo Maria Valli ha scritto per la Liberi Libri Virus e Leviatano, affrontando anche lui dal suo punto di vista questo tema, ma mi consentirà, questo è un libro che veramente consiglierò a qualunque persona che so legga libri, c'è proprio la base. Quindi sono felicissimo che Don Beniamino l'abbia scritto e sono felicissimo davvero di presentarlo a Lodi Liberale. Credo anche peraltro che sia la prima presentazione pubblica, purtroppo ancora limitata in questa modalità, ma insomma se è così lo teniamo a battesimo con estremo piacere. Quindi, l'ho fatta lunga, ma ci tenevo perché mi ha allietato le serate, mi ha fatto, cioè, è veramente una lettura incredibile. Quindi cedo subito la parola a Roberto Festa, che da questa sera, per chi lo segue, è Roberto Santo Festa su Facebook e quindi ha riacquisito i nomi di battesimo e quindi almeno lo potete cercare e trovarlo facilmente. E quindi lo ringrazio per essere tornato da noi. A lei, a te, Roberto. Grazie Lorenzo, grazie a tutti i partecipanti e all'autore, che chiamerò così. Ovviamente mi hai tolto tutto il lavoro che avevo in mente di breve riassunto, ma e consiglio caloroso di leggere il libro. E visto che l'hai fatto tu, non ho niente da aggiungere, trovo perfetta la tua introduzione, io dirò come è fatto questo libro e quali parti ho scelto di commentare. Se, è diviso in quattro parti. No, ricordo che sono 436 pagine. Se tu nuoti in apnea, lo leggi d'un fiato, altrimenti lo leggi di quattro fiati, ci impieghi 4-5 giorni, ma la modalità di lettura è veloce proprio per il carattere appassionante del libro. Se anche noi togliessimo tutte le parti sul coronavirus e lasciassimo le altre, sarebbe un'operazione non semplice, potrebbe essere davvero un'introduzione non solo al libertarismo, ma all'interfaccia tra la dottrina cattolica e le posizioni liberali e libertarie. Questo spiega il fatto che la prima parte del libro, intitolata Il virus del politicamente corretto, è o considerazioni sociali, è una analisi che di 160 pagine, per sé è quasi un volumetto che sta in piedi da solo, su tutti i miti statalisti che preesistevano al virus e che sono stati, diciamo così, riattivati dal virus. Scusate, ma sono stato aggredito da una piccola cimice, che ora rimuoverò perché è molto difficile concentrarmi. Mantova è piena di cimici. Bene. Risolto questo piccolo problema, e questa è una parte veramente molto importante su cui farò qualche osservazione. Volevo farle solo su questa parte, poi però la seconda parte comprende delle considerazioni economiche, si suicidarono per paura di morire e anche questa meriterebbe qualche osservazione. La terza è sulla Cina, considerazioni geopolitiche sulla Cina e il suo virus ideologico con delle profezie sul crollo del comunismo cinese, su cui vale la pena di dire qualcosa. Ci sono molte cose che crolleranno nella visione, diciamo, profetica dell'autore, tra cui anche l'Unione Europea. E infine il breve capitolo finale, che
che volevo assolutamente, scusate, devo fare una pausa. Naturalmente agli amici ambientalisti che ci sta, animalisti che ci stanno seguendo, garantiamo che la cimice verrà uccisa, perché non credo che ci sarà spazio per la sopravvivenza, perché mi sembrava particolarmente No, perché la turbato. cimice è risalita, scusate, ma la cimice è stata veramente molto indiscreta nel suo comportamento, ma ora non c'è più. E chiudete le porte a Cristo, sono considerazioni di tipo teologico. Purtroppo quest'ultima parte, che volevo assolutamente ignorare, se non altro per la presenza di Aldo Maria Valli, che è ben più titolato di me a parlarne, ha fatto suonare dei campanellini nella mia mente. E anche questa volta, questa, diciamo, vicenda, questi campanellini autobiografici si sono riattivati, perché l'autore parla dell'atteggiamento, della pastorale della Chiesa rispetto ai temi della morte, della malattia e del diverso atteggiamento che, i laici e i credenti, oppure i credenti e gli atei, hanno nei confronti, della morte, il cui pensiero viene riattivato appunto dalla pandemia. Io ero ateo, cioè ero agnostico o ateo, come volete voi, fino, diciamo, al 2005. Dal 2005 al 2010 ho fatto buone letture. La mia conversione è stata un po' a tavolino. Quindi Vittorio Messori, che viene amato anche dall'autore e citato, Ratzinger e anche un po' di Don Sturzo per avvicinarci al pensiero politico. Venivo all'epoca invitato molto spesso come ateo in riunioni della Chiesa Cattolica, per esempio gruppi di studio in montagna, i cattolici di Trieste. Ero ospite del seminario per una decina d'anni, un seminario vuoto, non c'è più neanche un seminarista. Trieste non ha seminaristi, ma aveva una Chiesa Cattolica particolarmente di sinistra nel 2005. E quindi mi sono trovato a Borca di Cadore con tantissimi ragazzi e adulti davanti a me come l'ateo, uno degli atei con cui dialogare. Purtroppo ho fatto l'errore di non guardare bene il pubblico, e tutto il pubblico aveva il manifesto, Rifondazione, Repubblica, e esattamente i tre nomi che ho fatto, cioè Messori, Ratzinger, Don Sturzo, erano anatema. Non li si potevano citare, io ingenuamente lo feci perché cercavo anche un aiuto per la mia ricerca di Dio, diciamo così. E fui molto stupito perché uno disse: vabbè, ma noi possiamo anche andare d'accordo con gli atei, ti teniamo per mano, assieme marciamo ad Assisi. E io ho qualche problema a marciare ad Assisi, tenendo per mano un cattolico di sinistra che crede in tutte le cose. Ero un ateo di destra, che condivideva anche delle preoccupazioni di carattere morale, etico, che erano quelle di Ratzinger, sostanzialmente, prima ancora di Wojtyla. Insomma, mi trovavo nell'imbarazzante situazione di essere un ateo tifoso della Chiesa Cattolica. Ma in realtà il mio desiderio era anche di essere aiutato a convertirmi. Era per questo che dialogavo spesso anche con i miei compagni di scuola diventati preti, e tutti mi rassicuravano: ma guarda che va in paradiso lo stesso, ma guarda che se vuoi sposarti, il matrimonio è un valore umano, non è necessario che tu ti sposi in chiesa. Poi l'inferno non esiste. Poi l'espressione extra ecclesia nulla salus va reinterpretata. Insomma, già allora, in epoca ratzingeriana, Ratzinger era appena salito al soglio, la conversione è un dialogo operoso per convertire l'interlocutore, non solo per ascoltarlo. Ognuno di noi cerca di convertire l'interlocutore, lo facciamo anche da liberali questa sera, ma che male c'è se tu, che hai un messaggio molto bello e forte da portare, se fosse vero il Vangelo, è l'unica notizia. E questo lo pensavo anche da ateo, per cui restai spiacevolmente sorpreso e per fortuna evitai ogni successivo incontro di questo tipo. Queste mie vicende fino alla mia conversione, più o meno definitiva, non ci si converte mai definitivamente, ma insomma mi sposai in chiesa, convinto nel 2010, e scoprii appunto di essere santo, sia pure solo di nome. Ora, questo campanellino autobiografico è stato potentemente sollecitato
dalla lettura delle ultime 30 pagine del libro, che potremmo sottotitolarle L'afonia della Chiesa, il mutismo della Chiesa davanti alla realtà dell'epidemia, la mancanza di uno specifico cristiano cattolico nella predicazione ai più alti livelli, quella di Papa Bergoglio, che poi però giù giù si riflette fino alle prediche dell'ultimo prete di periferia, come quello della mia parrocchia. Queste sono le cose che mi sono venute in mente. Naturalmente l'autore ne parla diffusamente. Il fatto che la Chiesa eviti il tema della malattia e della morte, invece di reinterpretarlo alla luce del concetto fondamentale che è quello di incarnazione, che poi viene seguito dalla sofferenza, dalla morte e dalla resurrezione. È un messaggio che fa anche molto bene allo spirito. I funerali, le epidemie, le guerre, i terremoti dovrebbero essere usati come momento clou della predicazione, perché pongono un individuo di fronte a quelle che una volta erano chiamate le cose ultime, i novissimi. Ma in realtà oggi non si parla più di nessun novissimo e soprattutto si evita la morte e l'inferno. L'inferno come, simbolo della punizione e quindi anche della responsabilità. E se tu non credi nell'esistenza dell'inferno, perché l'ergastolo? Perché la pena di morte? E si riempie il discorso della Chiesa di una melassa umanitarista che ne fanno una sorta di organizzazione collaterale dell'ONU, di una sezione distaccata della CGIL, tutto quello che non dovrebbe essere. E allora mi è venuto in mente un libro di un cristiano non cattolico, ma anglicano, un grande convertito inglese, che è C.S. Lewis, che scrisse Le lettere a Berlicche. E lo finì nel 1941, in piena seconda guerra mondiale. Londra era sotto le bombe e finisce la sua prefazione dicendo che non parlerà della guerra e delle morti e del terrore della guerra perché è in un certo senso irrilevante. E lui termina questo libro il 5 luglio del 41. E le lettere di Berlicche, ve lo ricordo per chi non l'avesse letto, è uno stupendo libro, molto utile da leggere in questo tempo di pandemia e anche in sintonia con quello che dice Don Di Martino, perché Berlicche è un funzionario di Satana che istruisce un giovane diavolo, suo nipote, Malacoda, e gli manda delle lettere su come dannare e conquistare l'anima di un uomo che si era convertito da poco al cristianesimo. Una delle lettere, la quinta, si riferisce alla guerra e il diavolo, il nipote, è così contento che gli uomini soffrono sotto le bombe per le pene della guerra. E allora Berlicche gli dice: Nipotino mio caro, non agitarti troppo. Guarda che la guerra, lo so che ti dà piacere perché è sempre bello vedere gli umani soffrire. E tuttavia, dice, il punto è. E leggo tre righe, quale beneficio permanente ci può dare la guerra? A meno che noi non ne facciamo uso per portare anime al nostro padre di laggiù, cioè a Satana. Ma quanto è disastroso per noi diavoli il continuo richiamo alla morte che la guerra offre. Una delle nostre armi migliori, la mondanità soddisfatta, è resa inservibile. Ma in tempo di guerra neppure uno degli umani può pensare di vivere per sempre. So che Draghi Gnazzo e altri diavoli hanno veduto nelle guerre una grande occasione per sferrare attacchi contro la fede, ma io ritengo esagerato questo punto di vista. Agli esseri umani partigiani del nemico, cioè di Dio, è stato detto chiaramente da lui che la sofferenza è una parte essenziale di ciò che egli chiama redenzione. E perciò una fede, e questa roba andrebbe in corsivo, quest'ultimo brano che mi chiude, diciamo, il pezzo che ho scelto, e perciò una fede che viene distrutta da una guerra o da una pestilenza non valeva proprio la pena di distruggerla perché era già morta. Ecco, queste erano le riflessioni, se volete, di carattere personale, e che quando un libro le suscita, andiamo bene. Vuol dire che ha parlato non solo alla tua mente, ma anche al tuo cuore. Secondo me, la parte finale del libro parla sia ai credenti sia ai non credenti che vorrebbero un messaggio forte da parte della Chiesa. Veniamo a qualche breve osservazione adesso sulle questioni sociali che tu hai già accennato,
Non so se ho ancora 3 o 4 minuti. Allora, la prima questione è questa, che la pandemia ha suscitato una nuova lotta di classe tra statali, dipendenti statali e produttori di ogni tipo, imprenditori o lavoratori del settore privato. Io me ne sono accorto con dolore. Questo non è semplicemente un mito statalista, è un basso sentimento morale. Nelle sentine dell'animo umano tu hai visto i dipendenti statali completamente garantiti perché nessuno di loro ha preso la cassa integrazione e non è vero che facciamo tutti didattica a distanza, non è vero che facciamo tutti lavoro a distanza, anche perché molti lavori non sono controllati. Basta che voi proviate a mandare una mail a un dipendente pubblico, a un funzionario della provincia o del comune o dello stato per sapere, non c'è più il telefono, gli uffici sono semivuoti, bisogna pietire una risposta, dipende solo dalla loro buona volontà. Ma alcuni lavori non possono essere fatti a distanza. I bidelli, quelli che puliscono le aule, i corridoi, c'è un mucchio di gente che non fa nulla e prende tutto lo stipendio. E cosa hanno in comune queste persone? Sono tutti dipendenti statali. E anche quelli che lavorano a distanza non sempre possono farlo per la mancanza di strutture. E quindi invece di lavorare 40 ore alla settimana ne lavorano 20 e il loro stipendio non viene ridotto. C'è un baratro tra la garanzia totale che viene data agli statali, senza bisogno che manifestino per strada contro la chiusura dei ristoranti, dei bar, non devono fare niente, ricevono lo stipendio, a prescindere, a priori. E voi potete vedere però che quando fanno le loro manifestazioni, anche molto corrette, ricevono una quantità d'odio dai dipendenti pubblici che si manifesta su Facebook. E vanno fuori, fanno le foto, tirate fuori le Ferrari, avete sempre evaso le tasse. Si è creato un fenomeno molto strano, in cui alle richieste quasi sempre educate dei produttori a cui è stato impedito di lavorare, noi abbiamo le risposte ringhiose dei dipendenti statali nel loro complesso. Noi lavoriamo, cosa volete? Noi paghiamo sempre le tasse. No, cari, voi non pagate le tasse. Io stesso, che sono un dipendente statale, quando i miei colleghi pettoruti, come Tarzan, dicono io pago le tasse, e non è un mea culpa, dico no, tu sei le tasse, la percezione di essere le tasse degli altri non c'è negli statali. La pandemia ha acceso tutto questo, un grumo di emozioni assolutamente distruttive che non finirà di creare danno anche quando il virus avrà terminato il suo attacco letale. Questo è detto a completamento di quello che dice l'autore. Poi l'autore dice delle cose veramente interessanti sullo slogan aprire le scuole. So che molti libertari, padri di bambini, di ragazzi che vanno a scuola, hanno sostenuto l'idea che le scuole vanno aperte, assolutamente. Che la distanza, la didattica a distanza uccide la socialità dei ragazzi. Ok. Qui però è una buccia di banana che pone molti libertari sullo stesso piano della ministra Azzolina. E non credo che l'autore, ma lo chiarirà il suo pensiero se vuole, abbia detto alcune parole veramente decisive contro l'idea che a scuola oggi si impari molto attraverso l'interazione faccia a faccia. Non è vero, ci sono le gite, ci sono le occupazioni, ci sono i telefonini che funzionano sotto i banchi mentre il professore, quasi mai bravo, perché ormai la maggior parte dei professori sono usciti dall'università post-sessantottesche e pensano alla socialità dei ragazzi, come se non ce ne fosse già abbastanza. Quindi la quantità di insegnamento che si trae in questi diplomifici, che sono oggi le scuole, e voglio ricordare che l'esame di riparazione è stato tolto nel 94 dal ministro D'Onofrio, che era dell'UDC, che era un cattolico di destra, tra virgolette. Quindi la decadenza totale delle scuole non è mica stata fatta da Rifondazione Comunista, una santa alleanza, todo sletterato. Andiamoci piano con le scuole. Guardiamo anche i dati del contagio, e qua arrivo al punto, con il quale più o meno finisco, salvo un ultimo accenno alla Cina, che è quello del fatto che sia gli statalisti più sfrenati, che vorrebbero chiuderci tutti in casa pur di non morire,
in base a questo, diciamo, nuovo mito che non è più l'immortalità delle anime, ma l'imputrescibilità dei corpi. Dobbiamo vivere tutti bene, anche stando sempre a casa, bene. Ma gli statalisti e i libertari hanno in comune un certo disprezzo per i fatti. Per cui, almeno molti libertari, almeno molti liberali, c'è l'idea di trovarsi un esperto di fiducia che garantisca loro che il lockdown non fa nulla di buono, che le restrizioni sono inefficaci, che a scuola non ci si ammala. Semplicemente non è vero né sulla base di studi e né sulla base delle nostre conoscenze di sfondo. I virus respiratori si trasmettono attraverso i contatti sociali. Non vi è dubbio che la probabilità di ammalarsi decresce con il numero di contatti sociali. È implausibile pensare che con e senza restrizione le cose vadano nello stesso modo. Questo non toglie che ci sia un problema di liceità delle restrizioni, ci sia un problema del modo in cui vengono introdotte. Il modo ancora mi offende, quello di Conte e dei DPCM. Però resta un problema scientifico ed empirico che non si può evitare. E non facciamolo in base al mito che la scuola è più importante della produzione, se fosse una scuola privata, ma non è una scuola privata. È una fabbrica di diplomi quasi tutti falsi, anche all'università. Se Fico fosse stato ostacolato nei suoi studi nella facoltà di psicologia di Trieste, dove io ho insegnato sulla ideologia della canzone neoromantica napoletana, con tutto il rispetto per quella canzone, noi non avremmo perso niente. 100.000 lauree in meno in scienze della comunicazione sono una cosa buona. Non sono una cosa cattiva. Quindi c'è un problema che è anche quello dei liberali, libertari, che la caccia all'esperto di fiducia che ti compiace nelle tue convinzioni non è cosa buona. Finisco con la Cina. La profezia dell'autore sulla Cina è bella e entusiasmante. Spero abbia ragione, temo non l'abbia però, perché l'idea che il coronavirus sia la Chernobyl della Cina, e che quindi sia il prodromo, una presa di coscienza da parte dei cinesi dell'insopportabilità del comunismo, fa un po' pugni con alcune differenze, che sono queste. Punto primo, quando venne giù l'Unione Sovietica, non lo prevedeva nessuno in realtà, non la CIA, non fu il dramma della sovietologia, la grande sconfitta degli studiosi di cose sovietiche. C'erano alcuni elementi. Gorbaciov voleva riformare il sistema ed era già andato al potere prima di Chernobyl, un anno prima, e come sappiamo, se tu tocchi un sistema comunista, sappiamo dalle esperienze fatte, crolla. Se tu cerchi di riformarlo, crolla. E quindi c'era Gorbaciov. Ma Gorbaciov fu aiutato nel crollo da due personcine simpatiche che lavoravano in un combinato disposto, che erano Wojtyla e Reagan. Chi sono adesso i Wojtyla e i Reagan che possono influire sul crollo cinese? Poi c'è l'ultimo punto, che è quello che si può desumere da questo libro che vi mostro, che non forse vedete, forse no, che si chiama Come la Cina è diventata un paese capitalista, pubblicato dall'IBL, l'Istituto Bruno Leoni, per opera di Ronald Coase. Aveva 101 anni quando scrisse questo libro, lo pubblicò con un giovane allievo cinese, impronunciabile, che ne aveva 98. Questo libretto di questi due giovinastri spiega come da Deng Xiaoping in poi la Cina è diventata in un certo senso un paese capitalista, non libero, non democratico, con un capitalismo spesso asservito, ma dei potenti spiriti animali che l'hanno resa economicamente quasi prospera, con ampie zone di prosperità. Ed è questo che, e quindi tecnicamente non è nemmeno più un regime comunista, ma un regime di satrapi confuciani che dal centro dello Stato controllano un'economia lasciata libera fino a che non rompe troppo le scatole. Ma vedere il crollo dietro questa scena davvero inedita di questo ircocervo che è la Cina è difficile. E con questa piccola dubbio su una delle profezie di Martino, sbaglierà anche qualcosa Don Beniamino. In tutto caso però gli auguro di avere ragione, naturalmente, e mi auguro fortemente di avere torto. Sarebbe bello che crollasse la Cina senza fare troppa polemica.
polvere attorno. Io finisco qua, ho già occupato troppo spazio, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Alberto Sparisco un Festa. attimo per motivi che Sì, immaginate. grazie Alberto Festa, così ci siamo giocati gli insegnanti e chi ha studiato scienze della comunicazione. No, a parte gli scherzi, credo che mi spiace che non ci sia, ma insomma, poi lo recuperiamo perché la presenza di questa sera di Roberto Festa ne dimostra la poliedricità, perché le seconde serate in cui era intervenuto, le nostre serate, erano la prima insieme a Marco Cappato. Credere, disobbedire, combattere, Ah sì. e dopodiché è intervenuto con Giuseppe Cruciani, Gli italiani e il sesso. Questa sera discutiamo di libertà e coronavirus con un sacerdote che amiamo tantissimo tutti, quindi questo dimostra che Roberto Festa è straordinariamente poliedrico. Io prima di cedere la parola a Aldo Maria Valli, volevo fare una citazione che non è brevissima, ma secondo me è importante, perché nel libro, un aspetto che mi ha colpito molto, perché è una distinzione fondamentale che non passa troppo spesso, è la differenza tra scienza e scientismo, che Don Beniamino, secondo me, focalizza perfettamente. Il dire un scientista non deve essere trascurato. Lo scientismo non è conseguenza né parte della scienza. Della scienza è piuttosto la negazione e il tradimento. Se la scienza è tale per il metodo di investigazione della realtà attraverso il solo confronto con essa, lo scientismo è l'uso improprio del paradigma scientifico per giustificare il pregiudizio. Tra scienza e scientismo, quindi, vi è la stessa distanza che passa tra ragione e razionalismo. Per cui, come il razionalismo è la tomba della ragione perché oscura irrimediabilmente le potenzialità, così similmente lo scientismo è la fine della scienza perché irreparabilmente la sottomette a uno schema predefinito. Come la scienza si basa sull'osservazione e sull'uso della ragione, lo scientismo si erige sul pregiudizio e sull'abuso della ragione. Notiamo sempre Hayek che torna. Lo scienziato usa la ragione, lo scientista ne abusa. La scienza è serva della realtà ed è un mezzo privilegiato per capire questa. Lo scientismo invece è schiavo dell'opinione ed è strumento per asservire la realtà a scopi comunque riconducibili al potere. Se quindi la scienza impara dalla realtà, lo scientismo invece è obbediente all'ideologia. La scienza desidera conoscere le leggi della natura, lo scientismo al contrario intende padroneggiare le cose e manipolare i segreti della natura. La scienza è alimentata dal piacere della sapienza, mentre lo scientismo produce il mito che è la forma deteriorata della facoltà della conoscenza. Se lo scienziato è consapevole che la propria ricerca deve tendere a contrastare la malattia del concreto paziente, lo scientista persegue il traguardo dello stato di completo benessere fisico, mentale e sociale dell'astratta umanità. Scienza e scientismo si differenziano quindi innanzitutto per il metodo. Metodo realista per la scienza, metodo idealista per lo scientismo. È il soggetto che deve adeguarsi all'oggetto per la scienza. È il soggetto che prevale sull'oggetto e l'oggettività è considerata limitativa e angusta per il soggetto conoscente. Potremmo dire che se lo scienziato è un ricercatore a cui importa scoprire e non opinare, lo scientista al contrario interessa avere ragione più che imparare. Ecco allora perché, se gli scienziati sono indispensabili, degli scientisti si vorrebbe fare volentieri a meno. Secondo me è una, come dire, definitiva sulla differenza tra scienza e scientismo, è articolata benissimo, quindi mi scuseranno per la citazione lunga, ma credo che fosse Bellissima. assolutamente fondamentale. Aldo Maria Valli, a lei. Grazie intanto. Buonasera, grazie, grazie a tutti voi per questo invito e grazie soprattutto a Don Beniamino, dal cui è nata l'iniziativa di farmi partecipare questa sera, che mi ha mandato il suo libro, che ho letto molto volentieri e che ha avuto la bontà, l'attenzione di citarmi ripetutamente nel libro. Cita in particolare il mio lavoro Virus e Leviatano, che sotto molti aspetti si occupa degli stessi temi affrontati da Don Beniamino, solo che io lo faccio in 100 pagine. Questo è lo spessore del mio librino e questo è lo spessore del libro di, di Don Beniamino. Quindi una sistematicità da parte sua, una capacità di agganciarsi a tanti temi. E che io sicuramente non ho avuto, ma neppure ho desiderato avere, perché questo è veramente il classico saggio piccolo di rapida lettura. E tuttavia, direi, la passione dalla quale nascono i nostri due lavori è la medesima, è la passione per la libertà. Sotto questo profilo, questa sera io avverto una molteplicità di sentimenti, ascoltando anche i primi interventi, questi sentimenti si sono riproposti in me perché io sono un cattolico nato e cresciuto cattolico, a differenza del professor Festa che ha parlato della sua conversione. Io
io sono un cattolico ambrosiano, che un bambino degli anni 60 del secolo scorso che nasce nell'oratorio, nel tipico oratorio ambrosiano, campo di calcio e catechismo, prete e pallone. Ma nello stesso tempo ho avuto una formazione stranamente liberale, prettamente liberale. La mia maestra elementare era liberale, i miei amici fin dalla prima infanzia appartenevano tutti a un giro liberale. In famiglia mio padre mi ha indotto a frequentare pensatori liberali e così nasce questa singolare formazione, singolare soprattutto in un paese come l'Italia, di un cattolico che allo stesso tempo, nato e cresciuto cattolico, però ha questa passione per la libertà nutrita dal pensiero liberale. E quindi potete capire questa sera come io, in modo singolare, mi ritrovi un po' in famiglia, soprattutto alla presenza di un sacerdote, di un consacrato cattolico, che è nello stesso tempo un cultore dell'idea liberale e nutre, e si vede dal suo lavoro, questa grande passione sincera per la libertà, che per il cattolico, se per un ateo può essere un valore, per un cattolico è anche un dono. È il dono supremo che Dio ci fa e che quindi non può essere assolutamente svenduto. Assieme alla vita è il dono numero uno, il più importante, il più bello, che ci dà, che ci fa uomini, che ci rende, che ci dà la dignità di uomini, di esseri umani. Questa sera, attraverso la vostra testimonianza, le vostre parole, torno anche al mio passato, ai primi passi di giornalista, all'avvenire di Milano, ahimè l'avvenire dell'epoca molto diverso dall'avvenire attuale, dove io mi occupavo in particolare di pagine dedicate ai temi della famiglia e della scuola. Sulla scuola la nostra battaglia era quella per la libertà d'educazione, meno Stato, più famiglia, e mi ricordo questa battaglia condotta anche con, per esempio, come dire, riproponendo autori liberali, Luigi Naudi, uno su tutto, Salvatore Valitutti, per la libertà d'educazione, e la nostra battaglia, appunto, quando si diceva è tutta scuola pubblica, non esiste la scuola pubblica e la scuola privata, come se quella privata non fosse pubblica, tutta è scuola pubblica, che può essere di iniziativa statale o non statale. Quante battaglie su questi argomenti. E poi il no al valore legale del titolo di studio, una battaglia tipicamente liberale, il no allo statalismo, il no al centralismo, il no alla tassazione intesa come vero e proprio latrocinio, come rapina ai danni del cittadino lavoratore. Insomma, veramente tante, tante idee, ideali che mi hanno nutrito a lungo, che fanno parte della mia formazione e che poi ho... come dire, anche rivissuto da studente all'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, e anche qui di nuovo questo singolare parallelismo. Io ho fatto scienze politiche alla Cattolica, il mio preside di facoltà era il professor Gianfranco Miglio, e che insegnava, oltre ad essere preside, insegnava scienza della politica e storia delle dottrine politiche. È stato colui che ha portato il pensiero di Carl Schmitt in Italia, allora semi sconosciuto, e che ci ha permesso di riflettere sul potere nello stato d'eccezione. E devo dire che proprio quelle riflessioni sono anche un po' all'origine del mio saggetto, chiamiamolo, Virus e Leviatano, che Don Beniamino ha dimostrato di apprezzare così tanto. Ebbene, questo un po' per introdurre i miei sentimenti e per spiegare un po' a tutti voi con quale animo partecipo a questa serata. Quanto ai temi in discussione, in particolare al libro di Don Beniamino, io parto da un'immagine che vi potrà sembrare molto strana e singolare, e lo è. Io adesso vivo a Roma, ormai da tanti anni. Roma è una città molto sporca, lo sappiamo, sporca nel senso che c'è la spazzatura per le strade. E passeggiando per le vie di Roma cosa si nota? Che ci sono un sacco di mascherine per terra, come ormai come i pacchetti di sigarette, come i fazzoletti di carta, come tanti altri rifiuti che si vedono sui marciapiedi, ci sono pure le mascherine. E quando passeggio
e noto questo fatto, mi dico, ecco qua, beh, questo certifica che ormai lo stato, la situazione in cui viviamo, appunto costretti a girare con la mascherina, il distanziamento sociale e tutto il resto, è diventata la normalità. Nel momento in cui la mascherina diventa un rifiuto come gli altri, questo certifica il fatto che è normalità, che è vita ormai quotidiana. È normale indossare la maschera, è normale il distanziamento sociale, essere guardati male al supermercato se ti avvicini un po' troppo alla persona che sta davanti a te in fila, è normale avere le regioni colorate, alzarsi al mattino chiedendosi se siamo rossi, gialli, arancioni, bianchi o chissà che altro. È stato ed è normale rinunciare ad alcune libertà fondamentali e a diritti costituzionali. In cambio di che cosa? In cambio di una presunta sicurezza sanitaria. Da questo punto di vista si può dire che l'esperimento di ingegneria sociale nel quale tutti noi siamo stati coinvolti a partire dal lockdown è già riuscito, si può dire che è già riuscito. A prescindere da chi l'abbia pensato ed elaborato, questo esperimento ha raggiunto il suo scopo, cioè abbiamo ceduto quote crescenti di libertà fondamentali, di diritti costituzionali che dovrebbero essere garantiti, oso dire sacri, in cambio di una presunta sicurezza, cioè la salute. E tutto ciò è considerato normale. Vedete, il Censis, nello scorso mese di dicembre, ha reso noto il suo ultimo rapporto annuale. E come l'ha intitolato? L'ha intitolato Meglio sudditi che morti. Questo è il titolo che il Censis ha dato al rapporto, fotografando la situazione dell'Italia attuale, sotto il Covid. Ed è proprio ciò che vediamo attorno a noi, meglio sudditi, cioè senza diritti, senza libertà, impoveriti, piuttosto che morti. La paura su tutto, il terrore della morte. L'operazione è dunque stata molto semplice far credere che la morte fosse dietro l'angolo. Tutti gli indicatori in realtà ci dicono che questo virus sarà pure molto contagioso, ma è mortale per alcune categorie di persone, ma sulla sua scarsa mortalità non ci sono dubbi, eppure la realtà in questo caso non conta, reale è ciò che ci viene detto e raccontato all'ora del telegiornale. È reale la narrativa dominante per mesi e mesi sottoposti a uno stillicidio fondato sul terrore, sulla narrativa del terrore. Ecco qui il risultato ottenuto: meglio sudditi che morti. E nel mio saggio, appunto, piccolo saggio Virus e Leviatano, parlo di questo e mi permetto di farlo proprio perché lo stesso Don Beniamino dice che questo mio lavoro è stato un po' all'origine del suo, anche se poi si sono sviluppati in modo ben diverso, non soltanto per quanto riguarda la mole. Ecco, io mi occupo proprio della naturalezza, la definirei così, con la quale abbiamo rinunciato a essere una repubblica parlamentare e una democrazia liberale. A fronte di questa pandemia, chiamiamola così. Beh, veramente nel giro di poche settimane, se non di pochi giorni, noi abbiamo rinunciato a libertà fondamentali, a garanzie costituzionali, come se queste fossero lussi che ci possiamo permettere quando tutto più o meno va bene, ma che diventano improvvisamente inutili, superflue, quando la situazione si fa un po' più complicata. Questa è l'idea di libertà e di diritti costituzionali che noi abbiamo manifestato in questi frangenti. E io credo che i nemici della libertà, e ce ne sono tanti, abbiano tratto da tutto questo un insegnamento prezioso dal loro punto di vista, cioè veramente che basta spingere un'intera collettività, un'intera nazione a fare questa scelta, meglio sudditi che morti, per poter veramente dar vita a una forma di dispotismo, chiamiamola con il suo nome, e che tutto sommato un'operazione di questo genere si è dimostrata piuttosto facile, agevole. Basta agire sulle leve giuste e soprattutto basta avere a disposizione una narrativa adeguata, fondata sul terrore, sparso a piene mani quotidianamente, e il gioco è fatto. Noi l'abbiamo visto sotto i nostri occhi.
Ecco, nel mio saggio io parlo appunto di dispotismo e parlo di dispotismo condiviso, statalista e terapeutico. Questo è il dispotismo che ha avuto forma, che ha preso forma sotto i nostri occhi in questi mesi. Perché condiviso? Perché la politica, l'opinione pubblica, i mass media, tutti, tutti l'hanno giustificato, l'hanno assunto, l'hanno fatto proprio con assoluta appunto naturalezza, come un fatto normale. Perché statalista? Perché la risposta è stata totalmente, ancora una volta, demandata. L'Italia è paese profondamente statalista, all'iniziativa statale. I cosiddetti corpi intermedi non hanno avuto voce, ma non solo non sono stati consultati e chiamati in causa, ma non hanno neppure rivendicato un ruolo. E nel momento della difficoltà è stato naturale guardare allo Stato visto come una vera e propria istituzione salvifica. Ecco qui il solito italiano, lo Stato deve aiutarci, lo Stato deve intervenire, ma io che posso fare? Nulla, lo Stato deve fare. Atteggiamento tipico di questo nostro paese, appunto, lo ripeto, individualista sul piano culturale, nel senso più spregiativo del termine, ma profondamente statalista. E infine dispotismo terapeutico, perché la salute è stata trasformata in un assoluto, il politico si è trasformato in un medico, il cittadino è diventato un paziente e la nazione intera è stata trasformata in un ospedale. Situazione ideale per abolire ogni tipo di libertà, perché in questa situazione si viene a creare un rapporto asimmetrico, non c'è più il rapporto tra rappresentante e rappresentato, tra cittadino e politico, ma appunto tra malato e medico. E in questo tipo di relazione è il medico che decide, mentre il malato, se vuol salvare la pelle, se il quadro che gli viene dipinto è questo, può solo obbedire, non ha scelta, può solo obbedire. E dunque, oltre che di una narrativa adeguata, indispensabile, questo dispotismo si è nutrito anche del dogmatismo scientista, si diceva appunto prima dello scientismo di cui così bene parla Don Beniamino nel suo libro, lo spiega così bene. Per cui al grido di lo dice la scienza, lo vuole la scienza, si può far passare, di fatto è passato tutto. Pensiamo al comitato tecnico-scientifico che già nella sua denominazione si pone su questo piano di dogmatico, dogmatismo appunto scientista, che non è però la scienza, perché la scienza che cosa fa? La scienza studia, la scienza confronta i dati, la scienza prende in considerazione le situazioni e fa delle previsioni, ma invece lo scientismo è la scienza diventata dogma, è la scienza trasformata in ideologia. Allora la storia ha dimostrato spesso che le tirannie sorgono grazie alla passività degli oppressi. E come non pensare al discorso sulla servitù volontaria di Étienne de Labétie? Ecco, ciò a cui abbiamo assistito in questi ultimi mesi è proprio una conferma di questa servitù volontaria, la passività degli oppressi che si fanno servi, che chiedono al despota di turno di essere resi schiavi. Don Beniamino, con il suo libro Libertà e Coronavirus, io credo che offra un contributo molto, molto importante, decisivo alla comprensione di quanto abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Ecco, se posso dare un consiglio, leggetelo, perché non ci possiamo permettere di vivere questo tempo così speciale, così particolare, passivamente. E questo lavoro di Don Beniamino è di grande aiuto per prendere coscienza di ciò che stiamo vivendo, di ciò che si verifica ai nostri giorni, sotto i nostri occhi. Al centro del suo libro c'è la riflessione sulla libertà. E tuttavia io non mi illudo che un libro di questo genere possa riscuotere grande successo, perché la realtà è quella descritta dal Censis, meglio sudditi che morti. La libertà viene vista purtroppo dai più, e lo verifichiamo tutti i giorni nei nostri ambiti, nelle nostre situazioni di vita, viene vista come un lusso al quale rinunciare facilmente in cambio di questa presunta sicurezza. Se
Salvo poi magari lamentarsi quando ci si accorge che in realtà abbiamo perso un bene prezioso, ma ormai è troppo tardi. Ecco, Don Di Martino scrive a un certo punto che il vero attentato alla libertà non è stato tanto nell'obbligo della mascherina o nell'obbligo di quarantena, ecco, di questi provvedimenti, quanto nell'invadenza dello Stato. Qui il suo è un discorso tipicamente liberale, ma credo sia l'unico discorso che è possibile fare. Questo Stato che di nuovo e di nuovo e di nuovo si erge come novello leviatano a decisore, a regolatore, con l'individuo ridotto a mero esecutore senza voce, il cittadino appunto svuotato, il cittadino ridotto a paziente, senza coscienza, ridotto direi a bambino irresponsabile che va guidato dall'alto, ovviamente per il suo bene, è questo che ci fanno credere. E allora mi viene, ho citato prima il discorso sulla servitù volontaria, ma mi viene in mente anche un altro grande classico, la democrazia in America, Alexis de Tocqueville. Pensate un po' che nella democrazia in America, Tocqueville, a un certo punto, a proposito del potere amministrativo, io lo cito nel mio libretto, visto all'opera negli Stati Uniti dell'Ottocento, durante il viaggio che Tocqueville fece oltreoceano. Lo descrive così, un potere assoluto, pensate a questi aggettivi, assoluto, particolareggiato, regolare, previdente e mite. Ecco, leggendo queste parole di Tocqueville ho pensato proprio ai DPCM di questa nostra situazione. Assoluto che vuole entrare in tutto, particolareggiato che vuole determinare i nostri comportamenti fin nelle virgole, regolare e previdente e mite, perché dice di essere dalla tua parte, non ha bisogno di fare la voce grossa. È per te, è il buon Leviatano, è il buon padre che si preoccupa della tua salute, del tuo bene. Ma proprio in questo modo, dice Tocqueville, lo Stato cerca di mantenere i cittadini in una perenne condizione infantile, ridotti a bambini che non sono in grado di pensare. Lo Stato, in una parola, e cito ancora Tocqueville, toglie loro la fatica di dover pensare. E questo tipo di Stato non è il classico tiranno, appunto, cattivo, aggressivo, che fa la voce grossa, che si comporta in modo minaccioso. No, no, dice di essere dalla tua parte, ma di fatto, e qui cito di nuovo Tocqueville, che cosa fa? Ostacola, comprime, snerva, estingue. Ostacola, si mette in mezzo, ostacola le libertà, decide al posto tuo, comprime i tuoi spazi di manovra, di pensiero, di libertà, snerva. E lo vediamo, siamo tutti snervati, siamo tutti stressati in questa situazione, appunto ci si alza chiedendoci di che colore siamo oggi. Estingue le capacità, la voglia stessa di intraprendere, di iniziativa, di essere cittadini fino in fondo. Ed è uno stato che in una parola toglie la fatica di pensare e riduce, cito ancora dalla Democrazia in America, la nazione a non essere altro che una mandria di animali timidi. Timidi perché impauriti, perché intimiditi e perché ridotti a bambini. Allora, noi tutto quello che Tocqueville descriveva all'epoca lo abbiamo visto e lo stiamo vedendo realizzato in modo nuovo sotto i nostri occhi. Oggi, vedete, siamo ormai convinti che sia vietato tutto tranne ciò che è espressamente consentito. A forza di DPCM, a forza di proclami di questo genere, ormai è passato questo messaggio: tutto è vietato tranne ciò che è espressamente consentito dallo Stato. Nel giro di pochi mesi abbiamo dimenticato che in realtà in una democrazia liberale è consentito tutto, tranne ciò che è espressamente vietato. Siamo esattamente all'opposto. Siamo ormai convinti che la persona riceva spazi di libertà quando ancora ce ne sono dallo Stato, non che sia la persona a delegare alcuni compiti allo Stato. Vedete la prospettiva completamente ribaltata e non ci è voluto molto, ci è voluto veramente poco. Ecco, io credo che ci sia poco da aggiungere. Voi direte, ma come tu hai fatto il Vaticanista per tanti anni e non ci parli del ruolo della Chiesa? Ma il professor Festa lo ha già fatto molto meglio di me.
ho provato molta partecipazione e molta pena per lui quando ha raccontato della sua esperienza da ateo che si è ritrovato in un covo di marxisti-leninisti. Ma questa è la chiesa del post-concilio, signori miei. È la chiesa che poi ha portato al pontificato di Bergoglio. Questa chiesa è ridotta ad agenzia umanitaria, vagamente solidale, che però non ci dice più nulla, non ci dice più nulla appunto sui novissimi di cui si parlava ai tempi del mio catechismo. Il professor Festa ha avuto la bontà di citarli, ma dove trovi oggi un prete che ti parli dei novissimi? Inferno, paradiso, morte, giudizio, giudizio divino, legge divina. Ma chi usa più questo linguaggio nella Chiesa cattolica post-conciliare? La Chiesa si è emancipata, la Chiesa ormai non ha più bisogno di queste cose. Mi è capitato qui a Roma di entrare in una basilica, di incontrare un monaco di un'importante basilica romana e ci siamo messi a chiacchierare sul diavolo e questo monaco mi ha detto: ma com'è possibile parlare del diavolo? Parliamo di psicosi, parliamo di difficoltà psicologiche. E capite, questa è la Chiesa oggi. Poi ci sono fortunatamente anche i Don Beniamino, ma sono pochi, pochissimi. E sappiamo che fine ha fatto il buon Ratzinger. E sappiamo, lui aveva detto, verranno i lupi. E i lupi sono arrivati e l'hanno sbranato. La Chiesa attuale è proprio quella che piace alla gente che piace. È la chiesa di Bergoglio, è la chiesa del vogliamoci bene, siamo fratelli tutti, però non parliamo del padre. Fratelli tutti, sì, ma chissà di quale padre. È la chiesa della dichiarazione di Abu Dhabi, per cui appunto fratelli tutti, così indistintamente, superficialmente, è la chiesa di questo umanitarismo spicciolo che va bene per tutti, è la chiesa che non conferma nessuno nella fede. Perché non vuole confermare più nessuno nella fede. È la chiesa in cui Pietro è svaporato e al suo posto abbiamo un papa che fa da cappellano delle Nazioni Unite. Questa è la situazione attuale. Allora, poi ci sono i Don Beniamino che combattono ancora la loro battaglia controcorrente e questo fa loro onore, però davvero è una sparuta minoranza, uno sparuto drappello di combattenti in mezzo a una grande palude dove non si sa dove trovare spunti di speranza. Allora, se non nella preghiera, nel nostro buon Dio. Ecco, finisco solo dicendo che queste riflessioni, Don Beniamino, possono nascere e anche essere, non dico condivise, ma perlomeno discusse, solo se c'è un amore per la libertà. Ecco, questo è il punto. Ma se questo amore non c'è, perché non si è stati educati all'amore per la libertà, nel suo significato più profondo di responsabilità, di dignità umana, allora è fatale trasformarsi volentieri in sudditi, meglio sudditi che morti, e si è pure contenti di esserlo. Ecco, mi fermo qui per adesso. Grazie. Grazie ad Aldo Maria Valli. A noi le minoranze in generale da liberali piacciono, quindi lavoriamo sempre perché diventino maggioranza. Il Don Beniamino è una specie che non credo sia in via di estinzione, ma anzi credo che possa illuminare molti. Mi passa a Don Beniamino, colleghi, che se leggessero questo libro probabilmente potrebbero anche avvicinarsi con più passione al pensiero liberale. Lei ha citato Tocqueville, quindi noi crediamo assolutamente nella diffusione di classici del pensiero. Il secondo classico che abbiamo presentato è esattamente La democrazia in America a ottobre, perché crediamo che appunto si debba ripartire da lì. E ha fatto una giusta riflessione, che credo che poi articolerà meglio Don Beniamino, sulle parole, perché io tendenzialmente ripeto spesso che una delle poche cose intelligenti che ha detto Nanni Moretti e condivisibile è il fatto che le parole sono importanti. Noi oggi utilizziamo termini come distanziamento, distanziamento sociale, assembramento, sono termini che tendenzialmente dovrebbero essere utilizzati da fascisti e militari, e aspetto sempre l'epoca in cui torneranno ad esserlo da fascisti e militari. Io faccio ultimamente una riflessione molto semplice, no? Quanto tempo è che non stringete mani? Che non abbracciate una persona, che non date una pacca sulle spalle, che non baciate una persona. Cioè, oggi siamo in una situazione in cui tendiamo a vedere l'altro come un pericolo
E questo ha una sua razionalità, ma ci è entrata dentro questa cosa. E prima che la supereremo anche dal punto di vista psicologico, credo che ci vorrà veramente tanto, tanto tempo. Quindi, Don Beniamino, che è un provocatore, mi permette di utilizzare questo termine, Don Beniamino, perché è un provocatore intelligente. Io vi cito solo un'altra breve citazione, faccio un'altra breve citazione, poi gli lascio la parola, perché tocca e riesce a inserirlo e c'entra perfettamente nel discorso complessivo che fa Don Beniamino nel libro, l'importanza della cultura di riferimento e il danno che ha fatto il centralismo in questo paese. Ascoltate queste parole dette da un sacerdote che è di origine meridionale. Francamente non capisco cosa possa esservi di razzistico nel riconoscere il degrado culturale o la deriva sociale delle popolazioni meridionali. Oltretutto, questa condizione va interpretata non come inettitudine congenita ed etnica, ma come il frutto di un processo politico che ha trasformato un popolo famoso per la sua storia e per le poliedriche manifestazioni della sua cultura in un esempio di pressapochismo e di parassitismo. Francamente non riesco neanche a capire cosa possa essere di offensivo verso i meridionali nel riconoscere la superiorità civile delle popolazioni settentrionali. Anzi, da napoletano, sono convinto che tale riconoscimento rappresenterebbe il segnale di un'indispensabile svolta in contrasto alla subcultura della lamentela, nell'auspicato avvio di un percorso di risalita. Ciò che dà prova di dignità non è la rivendicazione dell'uguaglianza, in questo caso tra nord e sud, ma la capacità di sapere emulare chi è migliore in un educativo e salutare processo di concorrenza. Ciò che invece prevale è quell'atteggiamento tipico degli infimi per il quale ci si atteggia vittima nascondendo dietro la rivendicazione della giustizia sociale una smisurata invidia. Trovatemi un altro Don Beniamino e sono disposto a pagare. Don Beniamino, a lei. Ho l'audio? Sì. Bene. Io credo che devo aggiungere pochissimo, anzi farei bene a questo punto a tacere perché posso soltanto rovinare in fondo il clima che si è venuto a creare. Un clima che è quasi agiografico, nel quale credo di sentirmi anche piuttosto stretto. Devo ringraziare a questo punto Lorenzo perché devo considerarlo il mio agente di vendite, il mio direttore di marketing a questo punto. Devo ringraziare il professore Festa, che addirittura si è sciroppato il libro per intero. Devo ringraziare la disponibilità del dottore Valli, che è preso da tante sue cose, tanti suoi impegni, tanti suoi inviti, gli inviti che riceve, il suo blog gettonatissimo, ha trovato invece il tempo anche di dedicare a me in queste ultime giornate di lettura. E quindi sì, io sono addirittura imbarazzato, non è facile farmi arrossire, ma stasera ci siamo arrivati in modo, non so, si nota probabilmente. Anche perché il libro nelle sue battute, nelle sue premesse, non aveva certamente queste attese e non aveva queste aspettative. Allora proviamo a ricucire un po' le questioni dando un'occhiata, così come ha fatto ottimamente il professore Festa, all'indice stesso del libro. Perché? Perché il libro nasce fondamentalmente considerando alcune questioni, le questioni che erano sorte intorno alla pandemia e che suscitavano, mi sembrava di dover subito dire, il bisogno, la necessità di intervenire per reagire dinanzi a ciò che nel testo è spesso bollato come la mentalità comune, la omologazione culturale, la massificazione dell'ovvio e dello scontato, o perlomeno di ciò che vorrebbe sembrare ovvio e scontato, il pensiero unico, ciò che ora tutti ci intendiamo nel definire il politicamente corretto, per intenderci. Si trattava di reagire, dice bene il dottore Valli, si tratta sempre solo di una goccia contro una marea, senz'altro,
e la pandemia rischia di essere uno tsunami, ma se lo sarà per ragioni differenti rispetto a quelle a cui prevalentemente si dà credito. Reagire, e quindi dalla necessità di reagire si era pensato immediatamente ad un instant book. Cioè il tutto nasceva da un nucleo di flash lanciati sui social, c'è stato il pensiero poi di ricucirli insieme per dare a questi flash un ordine, poi il lavoro si è allargato a dismisura con le riflessioni, fino addirittura a dover giungere per consegnarlo subito in tempi ridotti all'editore, fino a dover giungere a tagliarne un buon numero di queste riflessioni. C'era anche la necessità di non far aumentare troppo il numero delle pagine, e poi c'era anche purtroppo la necessità da mettere in conto di dover tornare a riprendere gli altri lavori che invece avevo interrotto. Quanto al numero delle pagine, devo ringraziare in questa sede, anche perché è la prima presentazione che del libro viene fatta, l'editore, che ha voluto mantenere basso il prezzo di copertina, sacrificando probabilmente una parte dei suoi profitti. Il libro, quindi cosa il libro non è? È certamente più facile dire che cosa il libro non è. Certamente non è un testo sanitario, non si deducono dalla lettura del testo nulla che possa avere a che fare con questioni riguardanti il modo con cui affrontare sotto il profilo sanitario la pandemia. Io non sono un medico, non sono uno pneumologo, non sono un virologo, non ho nessuna pretesa di sostituirmi agli immunologi, gli epidemiologi devono fare evidentemente la loro parte. Io posso invece soltanto provare ad esprimere delle riflessioni su questioni sulle quali magari posso avere qualche cosa da dire. Non quindi sul virus in se stesso, evidentemente, ma sulle conseguenze dell'epidemia. Il libro è quindi una raccolta di riflessioni a caldo, raggruppate, non certo in modo non comunicante, in temi che sono quelli indicati subito sulla copertina, e cioè temi sociali, economici, politici, geopolitici e teologici. Prima di dire qualcosa a proposito delle riflessioni, c'è un ritorno di linea probabilmente. Ho disattivato l'audio, prego, Beniamino. Grazie. Quindi prima di dire qualche cosa, anche secondo le indicazioni sia del professor Festa sia del dottor Valli, ancora una cosa relativa, una parola appena sulla impostazione generale del testo, perché c'è una chiave per presentare questo lavoro, questo volume. E la chiave per presentare il testo è presto detto nel tentativo, non so quanto riuscito, ma certamente precisato anche nelle battute iniziali dell'introduzione, il tentativo di fondere l'attualità e le prospettive. Le pagine dell'introduzione vengono introdotte con questi due capoversi: da un lato la cronaca, dall'altro lato la storia. Quindi dalla cronaca alla storia, forse il progetto è troppo ardito, però il proposito è senz'altro questo, e cioè passare dalle situazioni contingenti, dalle circostanze che abbiamo dinanzi, dalla attualità si direbbe, ai principi, ai criteri che varrebbero sempre e comunque, ai
principi che varrebbero in ogni situazione, diciamo così, politica, sociale. In questo continuo intreccio, quindi, da un lato di richiami alla attualità che vorrebbero stimolare continuamente il lettore, e dall'altro di indicazioni di principio che vorrebbero invece far sopravvivere queste pagine alla fugace cronaca quotidiana, si articolano queste pagine e il lavoro che ne è venuto fuori. Il professore Festa mi faceva in realtà un gran bel complimento nel dire che se si fosse provato a togliere dal libro tutto ciò che riguardava specificamente il coronavirus, avremmo avuto un testo che poteva essere. Il proposito era questo, magari incoraggiato anche dalle parole di Festa, che hanno avuto il loro eco, la loro eco nelle parole di Lorenzo Maggi. Se questo obiettivo è stato raggiunto, allora posso dirmi ben soddisfatto. Dalle vostre presentazioni a me è venuta la voglia di leggere il libro, cosa che fino a questo momento purtroppo è mancato, perché affrettata la conclusione, tagli dopo tagli, affidato alla lettura delle bozze, a un paio di collaboratrici instancabili, a me è venuta meno la possibilità poi di rileggere il testo. Tant'è che quando qualcuno di voi citava, ad esempio Lorenzo Maggi, la questione dello scientismo o la questione dell'inversamente meridionalismo, potremmo dire, quasi mi veniva la voglia di chiedere chi fosse stato l'autore, ecco, delle pagine citate. Ma a parte quindi la battuta, il proposito era di passare dalla cronaca a ciò che probabilmente cronaca non è, cioè i principi di fondo che debbono valere in ambito sociale, in ambito economico, in ambito geopolitico, ideologico, cioè contro ideologico, e in ambito ovviamente teologale, ancora più che teologico, come sottolineo nella quarta di copertina. I quattro capitoli. Si parte dalle considerazioni sociali. E sin dall'inizio presumo di poter dire che l'epidemia è presa sul serio. Sarebbe stato un errore sottovalutarla. Trump ne ha pagato le conseguenze, diciamo così, ecco. L'epidemia non va sottovalutata, ma c'è qualche cosa che è ben peggiore per il presente e per il futuro dell'umanità. Il virus del politicamente corretto, quel virus che dà il titolo anche al primo capitolo, il virus del politicamente corretto, il virus della ideologia, si direbbe in modo più generico, c'è un paragrafetto che si concentra quasi come una premessa indispensabile sulla questione dell'ideologia. L'ideologia spiegata come quella tendenza atta a piegare la realtà alle proprie idee. Ebbene, quello che detto ora molto sbrigativamente conduce e si traduce in un accrescimento del potere dello Stato. La paura è una reazione fisiologica, una reazione salutare per l'individuo, ma come fenomeno politico è sempre qualche cosa di patologico, perché è tesa a invocare il potere forte dietro il quale schermirsi. Ne parlo come il morbo della paura. E questo legato ad un altro pericoloso virus, quello dell'emergenza. Lorenzo Maggi, bontà sua, sa che mi sono occupato, lo ricordava anche
in esordio, che mi sono occupato di analizzare la Prima Guerra Mondiale come un momento importantissimo nel secolo dello Stato totale. Guerra e paura, paura indotta, paura ed emergenza fanno la fortuna dello Stato. Ogni emergenza è un'occasione per allargare i poteri dei governanti. E un'emergenza pandemica è un'occasione spinta all'ennesima potenza al pari di una guerra mondiale. Brevemente, per cenni, tre riflessioni inserite tra quelle ad intonazione sociale presente nel primo capitolo. La prima riflessione sul sedicente diritto alla salute. Il diritto alla salute finisce con essere il grande veicolo per far dipendere tutti dallo Stato balia, che nel momento in cui ci riconosce il diritto di essere curati, si assume contemporaneamente anche il dovere ad impedirci di lavorare, di muoverci e tutto il resto. Veniva citato lo scientismo. Senz'altro, lo scientismo è il contrario della scienza. La scienza è sempre tentata però di trasformarsi in scientismo e quindi di diffondere questo virus piuttosto che contrastare quello propriamente sanitario. La scuola come uno spazio educativo, sì, ma anche massificativo, a cui lo Stato non rinuncerà mai, neanche nelle situazioni più avverse. Piuttosto si chiudono le industrie, i negozi, le imprese, ma la scuola di Stato sarà sempre intoccabile. E così passiamo alle considerazioni contenute nel secondo capitolo, quelle di ordine propriamente economico, introdotte dal titolo: si suicidarono per paura di morire. Cioè, per paura di morire di virus, ci siamo incamminati verso un suicidio economico che è coincidente con il declino della stessa civiltà. Pur considerando la pandemia come ogni epidemia oggettivamente un fattore di depressione economica, il blocco politico degli scambi crea più danni economici dello stesso virus. Io sono legato, lo ricordava più volte Lorenzo Maggi, io sono legato alla scuola austriaca di economia e nelle riflessioni ad intonazione economica, quelle contenute particolarmente nel secondo capitolo, mi lancio a mettere in discussione praticamente ogni intervento economico prodotto dalle autorità governative. Personalmente non ho trovato uno solo di questi interventi che non dovesse essere duramente criticato per le conseguenze che questi stessi interventi creano. Provo a spiegare poi perché anche i provvedimenti più popolari, i cosiddetti ristori, sono causa di decrescita economica. Come è al pari dei periodi più bui, lo Stato prostra ancora più la società legando l'economia privata, o per quello che di essa ancora rimane, alla sorte di un debito pubblico ormai incalcolabile, e lega la sopravvivenza delle famiglie alla pratica delle assunzioni nel comparto pubblico, fino al tracollo. Sintetizzate in uno slogan che costituisce anche il titolo di un paragrafo, uno slogan un po' irriverente, ma certamente preciso e realista: è l'economia stupido, si dovrebbe sempre dire. E il libro vuole ricordare che nel momento in cui si forza la natura e si forzano le leggi della natura iscritte anche nel dinamismo economico, il risultato
è sempre la catastrofe, è sempre la miseria. Ebbene, solo un cenno ad alcune riflessioni inserite quasi in appendice tra quelle di natura economica, perché si parla di economia sempre più come occasione per una grande ristrutturazione in ambito planetario, un grande reset, si dice. E non si comprende se per affrettare questa nuova alba per l'umanità, i toni sono da ideologia illuminista o se si preferisce ambientalista, quindi non si capisce se per affrettare questa alba il crollo attuale, piuttosto che da scongiurare, sia da favorire, da accelerare, da promuovere. Se la crisi mondiale ci spinge verso un governo mondiale, allora dovremmo renderci conto come il virus abbia contribuito davvero a disarmare, a disarcionare le ultime linee di resistenza a questa centralizzazione. Un'estrema linea di resistenza che era costituita di fatto dalla presidenza Trump. E così passiamo anche alle considerazioni di ordine geopolitico che hanno opportunamente, tra l'altro, in modo stimolante, suscitato l'obiezione del professore Festa. Lo scenario internazionale è brevemente tratteggiato considerando i tre attori presi in esame, gli Stati Uniti, la Cina e ovviamente l'Europa, molto sinteticamente. Sugli Stati Uniti non dico niente altro oltre quanto ora accennato a proposito della presidenza Trump, quasi come ultima trincea di resistenza a ciò che sta erodendo la civiltà occidentale. Sulla Cina, l'enorme potere di Pechino, nelle pagine del libro a questo potere dedicate, è considerato più come una prova del suo successo planetario, piuttosto come un colpo di coda del dragone comunista già in agonia. Certo, bene tenere presente quello che ha detto il professore Festa, però va tenuto presente anche che nel 1989 tutti rimasero sorpresi dal crollo del muro. I sovietologi evidentemente furono i primi a dover rimanere storditi da ciò che stava succedendo. Quando il mondo chiamerà il virus per quello che è, cioè un dono del comunismo cinese, il comunismo, che sin ora è riuscito ad evitare il tribunale della storia, dinanzi a quel tribunale non sopravviverà. E poi c'è anche qualche altra cosa che va considerato, e cioè senza pur cadere nel complottismo, nel libro ci si pone alcune domande circa le possibili strategie messe subdolamente in atto dallo stesso regime di Pechino. E queste stesse strategie potrebbero poi finire con l'essere queste, piuttosto la Chernobyl del governo comunista asiatico. Sull'Unione Europea, anche qui credo che l'apparente successo sia carico di contraddizioni, e queste contraddizioni credo che stiano esplodendo già. L'Unione Europea poteva scegliere se affondare per il risentimento da parte delle nazioni che si consideravano non sufficientemente sovvenzionate, cioè ristorate, come si dice oggi, o scegliere invece se affogare
a causa dei debiti e delle politiche insane della Banca Centrale Europea, quella di Draghi, o quella del suo predecessore Trichet, o anche quella della sua successore Lagarde. La prima morte sarebbe stata più onorevole. La seconda possibilità unisce alla morte il disonore. Per questo le politiche, diremmo noi centralistico-bancari di Draghi, erano già duramente criticate nel libro, ben prima quindi che Draghi assumesse l'incarico che in questi giorni sta provando a portare avanti. Infine vi sono le considerazioni teologiche. Perché? È perché non possono mancare. La Chiesa ha tardata a rilanciare pedissequamente le normative sanitarie, si è confermata nell'atteggiamento che da tempo le riesce meglio, cioè evitare di dire qualche cosa di cristianamente vero e perciò anche umanamente davvero interessante. E così torniamo al contagio del politicamente corretto, e su questo concludo senz'altro, cioè il contagio del politicamente corretto che poi, quando viene applicato alla Chiesa, qualcuno ha addirittura definito la peste della banalità. È effettivamente il virus della vuota retorica, questa sì, clericalmente molto aggiornata. Questa retorica mi convince che il coronavirus rappresenta un problema inferiore a quello proprio della devastazione complessivamente antropologica a cui stiamo assistendo. E il virus della vuota retorica, il contagio del politicamente corretto, che riporta alla mente uno dei tanti aforismi citati di un pensatore, un pressoché sconosciuto pensatore colombiano, Gomez Dávila, il quale diceva che non è la sensualità che allontana da Dio, quanto piuttosto l'astrazione. Beh, concludo per davvero, semplicemente dando, come dire, una chiave interpretativa complessiva. Ciò che attraversa le pagine del libro è un grido di allarme, senz'altro. Un allarme per la libertà che si perde. E si perde ben più che per le restrizioni, piuttosto per i poteri di intervento sempre più largamente concessi allo Stato e al potere politico. E qui termino ancora ringraziando il professore Festa, Lorenzo Maggi e il dottore Valli. Grazie, don Beniamino. Prima di fare una domanda magari a tutti i relatori, invece io la volevo proprio stimolare subito, perché a me ha colpito molto il paragrafo 1.5, che si intitola Stato forte con i deboli e deboli con i forti, perché in questo paragrafo lei affronta quattro argomenti che è straordinario leggere e sapere che appunto sono affrontati con una chiarezza e con una fermezza di opinione da un sacerdote. Le leggo i titoli, poi magari li spiega lei, volevo sì, magari capire direttamente su cui focalizzarsi. Il primo è virus e stato di polizia, forte con i deboli, in cui ci sono quattro episodi a pagina 144 che sono ha fatto benissimo a ricordare, che sono rimasti impressi. Io cito solo uno, la persona che stava prendendo il sole in beata solitudine, che è stato raggiunto da un drone, dalle moto della polizia, eccetera. Cioè degli interventi che sono emblematici della forza, quando forse non era necessaria, seppur esistendo una norma a proposito. Il virus non è migrante, debole con i forti. Io questo sinceramente non ci può lasciare senza la sua spiegazione di questo paragrafo, perché è importante ascoltarlo. RSA, forte con i deboli, quindi cosa è successo nelle case di riposo e perché è importante analizzarlo dal suo punto di vista. E poi altrettanto fondamentale, ma totalmente dimenticata, la rivolta nelle carceri, deboli con i forti. Quindi
perché è stato forte con i deboli nei due ambiti e perché è stato debole con i forti in altri ambiti, perché non tutti giustamente l'hanno ancora letto, ma sono quattro episodi che secondo me sono importanti, che vengono affrontati direttamente da lei. Devo rispondere? Sì, beh, a me sono sembrati rivelativi della natura dello Stato, che oltre a essere fortemente, beh, sì, ideologico, quindi selettivo, e finisce con l'essere, con l'accanirsi in circostanze per le quali invece non c'è nessun motivo per prove muscolari. E viceversa, lì dove invece ci si aspettava dallo Stato una posizione di fermezza, non è un caso, certamente, non ci si meraviglia. Sono episodi rivelativi, non ci si può rammaricare, non è il modo con cui chiedere allo Stato di diventare invece forte con i forti e mansueto con i deboli. Sono delle conseguenze naturali, per ridicolizzare lo Stato che nel momento in cui vuole apparire forte, poi si rivela invece una realtà molto ridicola. La risata in queste circostanze finisce con l'essere lo sberleffo migliore nei confronti di quell'istituzione che si è arrogata ogni dovere e come tale pretende di essere salvifica per poter dare soluzioni definitive. Queste soluzioni definitive ovviamente crollano nel ridicolo perché non soltanto non è appannaggio dello Stato poter proporle, ma quando anche si prova a crearle, poi finiscono col diventare la nemesi dei presupposti. Sì, Domenico, io volevo, se era possibile, proprio andare nello specifico, nel senso della sua posizione quando dice debole con i forti nei confronti della gestione dei migranti e in qualche modo nella gestione delle rivolte nelle carceri, perché credo che questo sia anche qui emblematico, no? Il caso ovviamente forte con i deboli, cioè questo, ne cito solo due, ma insomma le elicotte e varie volanti sono intervenuti per circondare una grigliata familiare di Pasqua sul terrazzo del condominio, con conseguente sequestro e immediata distruzione di sedie, tavolino e griglia. Per una grande operazione della forza dell'ordine, quindi una risata vi seppellirà, è assolutamente condivisibile. Ma insomma, non lontano da dove abito, una soletta pattuglia dei vigili urbani procede imperterrita ed inflessibile nel comminare una sanzione di ben 530 euro ad un uomo che era fuori casa ingiustificatamente, almeno per i severi vigili. In realtà il malcapitato fuorilegge stava raggiungendo il locale porto sul quale avrebbe dovuto recuperare la moglie proveniente dall'ospedale dell'isola di Capri dopo il completamento del suo turno di infermiera, che era stato ben 24 ore, oppure appunto quello della moto da spiaggia, eccetera. Quindi queste cose messe in fila ci fanno tornare alla mente a quel periodo e oggettivamente dico, ma davvero è potuto succedere? Però credo che invece la questione dei migranti e delle carceri meriti un approfondimento da parte sua, se posso insistere. Sì, per quanto riguarda i migranti, noi abbiamo assistito ad uno strabismo incredibile. In piazza i migranti potevano fare quel che volevano, potevano spadroneggiare, potevano riunirsi, potevano bivaccare, potevano bere, potevano mangiare, potevano andare in deroga a tutto ciò che non era consentito a chiunque altro in quelle circostanze. E ora non ricordo se ho riportato anche qualche caso, qualche episodio specifico, tra l'altro particolarmente raccapricciante, anche che mi è capitato quasi in prima persona. Ecco, questo doppiopesismo, per cui il rigore veniva effettuato nei confronti di poveri malcapitati, magari chi doveva uscire semplicemente per lavorare, per poter portare il pane a casa, e nei confronti invece dei migranti si utilizzava invece un criterio addirittura opposto. Se i
i turisti erano impediti dall'entrare in Italia, nei confronti dei migranti invece si è adoperato il criterio contrario. Non li si controllava, non si faceva nessuno screening, non c'era nessun controllo sanitario, però erano considerati quasi i benvenuti. Allora, questo doppio pesismo evidentemente non va nella direzione del rigore per tutti, va nella direzione della ridicolizzazione delle premesse su cui si fonda la legge dello Stato. E aggiungo io allora la questione delle carceri, quando insomma in qualche modo sono stati scarcerati per le rivolte che erano state organizzate, anche per, come dire, mettere in sicurezza ed evitare il contagio all'interno delle carceri. La riflessione dell'autore è molto banale, molto semplice: quale luogo più sicuro per evitare il contagio dell'essere in carcere? Ecco, e quindi in questo modo si è... Oltretutto 41 bis, quindi esatto. Teoricamente senza contatti con l'esterno. Erano in una situazione di assoluto privilegio sotto il profilo sanitario. Esatto, e questo ha comportato un aumento dell'insicurezza all'esterno e un segnale totalmente sbagliato anche nei confronti della criminalità organizzata. Io credo che la domanda che faccio a tutti e tre gli autori, tutti e tre i relatori di questa sera, è una riflessione in generale sul... poi se vuole qualcuno può intervenire, c'è sempre spazio. Ma insomma, è questa riflessione sul non tanto e non solo, o si può anche arrivare direttamente al lockdown, poteva essere fatto meglio, peggio, eccetera. Ma insomma, un liberale, ma anche un libertario, credo che possa tranquillamente accettare le limitazioni della libertà personale in periodi in cui se stesso, piuttosto che gli altri, possono essere un pericolo. E quindi probabilmente anche l'imposizione di quelli che si chiamano i dispositivi di protezione individuale, i DPI, perché per lo stesso motivo, per non mettere in pericolo se stessi magari è discutibile, ma gli altri, essendo un pericolo, un potenziale strumento di diffusione di una malattia, sicuramente lo può essere. Quindi una riflessione dal punto di vista, ripeto, liberale o libertario in generale su questo modo di approcciare la questione della pandemia, no? Perché è ovvio che credo che nessuno, neanche il maggior libertario anticonformista, eccetera, credo che potrebbe contestare la quarantena da parte di chi è già positivo, no? Fisiologicamente è già acclarato che ha il virus, comunque ha contratto il coronavirus, e quindi lasciare libera circolazione a una persona che è già in qualche modo malata e potenziale strumento di diffusione, credo che non ci sarebbe neanche più libertario impenitente che... Credo, perché poi il mondo è bello perché vai, ma insomma, ti potrebbe dire lasciamolo libero di circolazione perché è solo un rischio potenziale. Ma tutto il resto è un qualcosa di concepibile dal punto di vista liberale e al netto di come è stato affrontato direttamente con i vari lockdown che si sono succeduti, al netto di poi della riflessione sanità, libertà economica, certezza, sicurezza, la salute considerata come benessere assoluto. Ma credo che una riflessione è che è il fulcro vero del libro da cui è partito sostanzialmente tutto. Le riflessioni di Don Beniamino, ce l'ha anche confermato, sono partite da qui, cioè quanto abbiamo facilmente rinunciato alla libertà senza neanche protestare praticamente, ma quanto questo poi possa essere necessario, condivisibile, fisiologico e fino a dove. Quindi nell'ordine direi Roberto Festa, Aldo Maria Valli e poi magari l'autore che chiude. Lorenzo Maggi, eri a Piacenza o hai seguito una parte dei lavori di Piacenza? Hai sentito che nella sessione in cui ero con Carlo Stagnaro e Mustacciuoli, Carlo Stagnaro alla fine del suo intervento ha detto faccio coming out. E nel caso, dice, di un vaccino di comprovata efficacia, sono favorevole al fatto che questo vaccino sia obbligatorio. Io sono rimasto un po' colpito perché Carlo è sicuramente un liberale, credo anche piuttosto libertario, ma aveva sostenuto una cosa che andava perfino oltre quello che nei miei momenti più conservatori e autoritari sostengo. Cioè io avrei dei dubbi sul vaccino obbligatorio, però devo dire che mi ha molto fatto pensare una sua immagine.
È come se tu andassi in giro effettuando aggressioni probabilistiche. Non sempre io arrivo da una persona e gli do un pugno in faccia, non sempre prendo l'auto e gli vado addosso. Spesso guido ubriaco ad altissima velocità in strade pubbliche che sono di tutti. Certo, se le strade fossero private, tu non potresti entrare a casa mia. Sono pubbliche di tutti in teoria. E con quella mia auto lanciata a 200 all'ora accetto la possibilità di ammazzare uno, due, tre, molte persone. E così girando senza vaccinazione con un virus potenzialmente letale. Io ho pensato questa cosa perché un nostro comune amico, che è Giorgio Fidenato, è stato sottoposto a una selvaggia aggressione da parte di libertari un po' fascisti, a mio avviso, incapaci di provare anche un po' di empatia. Bisogna provare un po' di empatia per chi in buona fede ha posizioni diverse dalla tua. È stato veramente molto linciato e lui si è ammalato di Covid, e creando una malcelata soddisfazione tra i suoi interlocutori. Ebbene, ma sei ancora vivo, qual è il problema? Solo che è uscito da Facebook per un mese, poi è riemerso e ha raccontato come è successa la sua malattia. Un suo parente indiretto, diciamo di secondo o terzo grado, di una certa età, si era rotto le scatole delle limitazioni del Covid e aveva fatto nella sua cantina una riunione con 15-20 compagni di scuola. Lì si è ammalato e se ne sono ammalati in tanti. Ha passato il virus a suo nipotino, che va a scuola con un'altra nipotina di Giorgio. Racconta lui queste cose, che si è ammalata, è tornata a casa e ha fatto secca a tutta la famiglia. Questa rete di gruppi familiari ha donato al Covid 20 malati. Giorgio non ha ricostruito cosa sia successo agli altri membri della tavolata. Lui è stato molto male. Non è andato in terapia intensiva e poi è guarito. Ecco, una piccola scenetta di questo tipo. Cosa vuoi che sia? Una bella tavolata. Facciamola. Ora, se lo Stato vieta tavolate di questo tipo, lo posso capire, certo non può entrare a casa mia, ma se usciamo in 15 da quella cantina, credo che dovremmo essere sanzionati anche da un governo di tipo comunitario, anarchico, liberale, non necessariamente dall'odioso Stato con i suoi modi piuttosto odiosi, ma il divieto è necessario. Io non so tracciare una linea di confine, però credo che i fatti vadano tenuti conto, che bisogna auscultare senza pregiudizi la scienza, anche se non userei questo termine, diciamo cosa emerge negli studi scientifici. Non possiamo scegliere l'esperto di fiducia. Quindi io non so rispondere alla tua domanda su quali limiti. Occorre tenere conto della libertà. La libertà ha un grandissimo valore, ma anche la vita. E dosare questi due valori non è sempre facile, anche perché a volte anche un cristiano può giudicare del tutto morale dare la vita per qualche genere di causa, ma non per una tavolata tra amici. Quindi, direbbe Don Beniamino, la prudenza è una virtù cristiana, ma è anche una virtù laica. E se manca, cosa facciamo? In nome astratto della libertà, noi facciamo qualunque cosa. Tieni conto che il numero di libertari che si sono ammalati nel nostro giro di conoscenze è molto alto, vorrà pur dire qualcosa. Ascolto col principio di realtà, vorrei dire che probabilmente vuol dire. Aldo Maria Valli, ne ho buttato il telefono, il microfono io perché si sentiva il telefono, dovrebbe smutarsi, grazie. Ecco qua. Non entro nella questione che cosa fare, che cosa non fare. Certo, anch'io come cittadino ho aderito a tutte le richieste, quindi giro con la maschera, mantengo le distanze, evito i cosiddetti assembramenti. E qui siamo direi a livello di buonsenso, ma quello che non mi va come cittadino, come uomo, come persona che pensa con la propria testa, è questa, come dire, questa imposizione di un pensiero unico, questo bombardamento di notizie tutte nella stessa direzione, questa pretesa di imporci una visione unica, unificata della realtà,
Penso all'istituzione della famigerata task force, adesso si dice così, task force, contro le fake news. Ma in una democrazia liberale è il cittadino che attraverso il confronto delle fonti, delle notizie, dei canali di informazione si forma un'idea. Ma come pensare di arrivare a una task force contro le fake news? Il governo che si incarica di dire che cos'è fake e che cos'è non è fake. Qui siamo veramente in un campo di indottrinamento che ormai ha superato ogni livello di sopportabilità, non dico da un liberale, ma da un semplice cittadino che voglia considerarsi tale. Ecco, è questa la situazione che profondamente mi infastidisce. Certo, poi voi potete dire, ma tu hai uno spirito critico particolarmente sviluppato, ed è vero, però io credo che sia questa la direzione in cui lavorare di fronte alla realtà, confrontare, verificare, avere la possibilità di formarsi un'idea, dibattere, e torno a ripetere che ormai la nostra è una democrazia parlamentare soltanto sulla carta, perché vediamo che il Parlamento è stato completamente bypassato, non c'è stato dibattito, l'esecutivo si è arrogato poteri, poi abbiamo visto anche che che è stata impugnata la legittimità di tanti di questi provvedimenti. E quindi ci si ritrova di fatto in una democrazia non più liberale, ma in una sorta, appunto, qui non si può più parlare di distopia, è la realtà che abbiamo sotto gli occhi, di dispotismo paternalistico, forse meglio ancora dire maternalistico, perché assomiglia molto alla madre che ti dice non fare questo, non fare quello, non correre, non andare, mettiti la maglia pesante. Siamo arrivati a questi livelli, con il cittadino ridotto appunto a bambino non pensante. Allora, tutto questo che mi infastidisce. E poi mi infastidisce anche un'altra cosa, a fronte di una chiesa che non fa più il suo mestiere di chiesa, perché non predica più, appunto, poteva approfittare di un'occasione unica come questa per tornare a alzare lo sguardo verso il cielo, verso le cose eterne, verso le cose ultime, verso ciò che conta veramente per ciascuno di noi, la vita eterna, la salvezza della nostra anima. Invece si è adeguata, è diventata chiesa di Stato, addirittura ha anticipato a volte le mosse dello Stato stesso, si è piegata a questa logica. E a fronte di tutto questo, invece, che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto da parte di chi governa l'applicazione di logiche che sono quelle più deteriori della visione di stampo religioso. Abbiamo di fatto una trinità oggi indiscutibile, scienza, salute e sicurezza, che non si può mettere in discussione, che va dogmaticamente assunta. Abbiamo il peccato di cui la Chiesa non parla più. Don Beniamino lo può dire meglio di me, la Chiesa parla al massimo di fragilità umane, ma guai parlare di peccato. Ebbene, oggi noi abbiamo i nuovi peccatori, che sono quelli appunto che osano pensare con la propria testa, non adeguarsi alla narrativa dominante. Abbiamo il castigo, la Chiesa oggi non parla più di castigo, figuriamoci. È la Chiesa della Misericordia. Eppure oggi noi abbiamo il castigo, essere letteralmente scomunicati, essere messi fuori dalla comunità per tutti coloro che osano appunto pensare con la propria testa, non adeguarsi. Abbiamo le sacre scritture. Quali sono le sacre scritture di questo nostro mondo secolarizzato sulla carta? Sono i mass media allineati che ogni sera ci raccontano, ogni giorno ci raccontano la stessa storia. È la narrativa dominante. Abbiamo questa continua, impellente richiesta di convertirci appunto alla narrativa dominante e a ciò che lo scientismo pretende di imporre. Abbiamo l'identificazione del credere in tutto questo con la salvezza in questo caso del corpo. Abbiamo i nuovi bacchettoni, i guardiani del pensiero, che pronti a puntare il dito se tu osi uscire dal coro. Insomma, vedete che è una situazione sulla quale occorre quantomeno riflettere. Io penso che riflettere, porsi delle domande, sia sempre la prima esigenza che ci rende profondamente uomini, non adeguarci. Giuseppe Prezzolini usava una famosa battuta, lui diceva: io faccio parte della società degli apoti, di quelli che non se la bevono.
Io credo che questo sia un atteggiamento, da un lato profondamente liberale, ma dall'altro anche profondamente umano, non berla, perché il potere te la vuole sempre dare da bere, in un modo o nell'altro. E se tu sei cittadino fino in fondo, non sei bambino, non sei paziente, non ti consideri malato nelle mani di un grande medico, hai non solo il diritto, ma il dovere di porti domande, di farti una tua idea, di avere le tue fonti, avere la possibilità di confrontare, questo è l'ABC della libertà. Tutto questo è venuto meno e questo mi preoccupa profondamente perché si può riproporre in qualsiasi momento. Abbiamo visto, lo dicevo all'inizio, che questo esperimento fondamentalmente è riuscito questo esperimento di ingegneria sociale. E allora chi ci dice che non sia possibile istituzionalizzare, per esempio, lo stato di emergenza, lo stato di eccezione, in modo che ciò che oggi è considerato appunto emergenziale diventi in realtà la normalità della vita di tutti i giorni. Ecco, tutte queste sono domande che occorre porsi, è legittimo porsele, non porre queste domande fa di noi degli schiavi che però si sono auto-incatenati, direi. Ecco, il massimo del dispotismo lo si raggiunge quando lo schiavo non ha più consapevolezza di essere tale. Io credo che una delle cose che è stata introdotta è introdotta e mitizzata anche la figura del delatore, se mi consentite. Cioè, io non posso venire a multarti in casa se hai un comportamento che ritengo inappropriato, a meno che il tuo vicino o qualcuno mi faccia la segnalazione. Questo credo che sia un'altra cosa di talmente diseducativo. L'ingegneria sociale, e poi lascio la parola a Don Beniamino, l'esperimento sull'emergenza pandemica sanitaria. Don Beniamino lo spiega benissimo nel libro ed è una cosa su cui riflettere, perché siamo riusciti ad accettare tutto ciò per una reale, perché fortunatamente né Don Beniamino né nessuno di noi nega l'esistenza dell'emergenza sanitaria in corso. Insomma, abbiamo accettato tutto questo. Potremmo addirittura arrivare ad accettarlo per una presunta emergenza ambientale. Questo è un tema che non è emerso ancora questa sera. Ma nel libro viene sviluppato benissimo come il virus ambientalista e credo che meriti probabilmente una riflessione finale dell'autore e che ha sottolineato nel suo primo intervento una cosa fondamentale, che in questo dibattito generale che riguarda le libertà personali è ovvio che la parte di scienziati, gli immunologi, gli epidemiologi, insomma tutti gli scienziati, non la comunità scientifica perché giustamente è un qualcosa che reifica una massa che di per sé non esiste se non un insieme di. È come la società non esiste, che questa signora diceva, esistono solo gli individui, non esiste la comunità scientifica, esistono gli scienziati, quindi questa cosa è un'osservazione assolutamente intelligente, che non ho mai sentito personalmente, ma insomma è ovvio che bisogna ascoltare la scienza, ma poi bisogna ascoltare per prendere decisioni e per eventualmente imporre divieti, o raccomandazioni, ascoltare i religiosi, gli economisti, i politici, i filosofi, cioè non può esserci una dittatura della scienza seppur essere il punto di partenza. Quindi Don Beniamino, fino a dove ci si può spingere ad accettare limitazioni della libertà personale, poi magari se riesce a fare un inciso e poi davvero chiudiamo sul rischio del virus ambientalista. Sì, alcune cose sì, effettivamente vanno precisate, anche perché poi su questo punto credo che si riveli la correttezza, l'onestà, la veridicità, la pertinenza dell'impostazione liberale libertaria e tutti i limiti connaturati invece con la delega all'intervento centralizzato, all'imposizione dello Stato. Allora, procediamo rapidissimamente per flash perché rischierei di ripetere quanto detto dal professore Festa e dal dottore Valli e probabilmente non con la stessa chiarezza. Punto primo, credo davvero che non soltanto l'ordine, ma anche la sicurezza sia non la figlia della libertà, ma scusa, sia la figlia della libertà, non la madre della libertà. Nel senso che da un di più di libertà viene poi l'ordine sociale e viene anche la sicurezza sanitaria. Perché?
È perché la sicurezza sanitaria, in fondo, è figlia di quella responsabilità di cui lo Stato ha espropriato gli individui. Quindi è chiaro che se non debbo preoccuparmi di come curarmi nel caso in cui contraessi il virus, ma a questo punto perché non essere abituato alle imprudenze? Tanto c'è l'ambulanza, tanto c'è la pensione. Poi dopo non ho neanche il problema di dover lavorare, perché subentrerà la pensione pubblica e l'invalidità e tutto quanto altro. Quindi, primo, l'ordine, ma non meno la sicurezza, provengono, non la generano. Secondo, il rapporto tra deresponsabilizzazione e statalismo, che è di quanto poi più chiaramente ravvisabile esattamente in ambito sanitario. C'era un'altra cosa a cui pensavo, ma ho dimenticato, e c'è un dato statistico che va tenuto presente. Noi siamo, sempre che le cifre siano attendibili, siamo ormai oltre i 90.000 morti. Negli Stati Uniti d'America sono intorno ai 450.000 morti. Ora, prendendo per buoni questi dati, prendendo per buone queste cifre, che io certamente non ho la possibilità di verificare, ma sono quelle ufficiali, la chiusura, il lockdown italiano ha prodotto in proporzione più morti di quanti non si siano verificati negli Stati Uniti, dove molti stati sono stati completamente aperti alle attività, perché la popolazione italiana è 6 volte e più, circa 6 volte, inferiore alla popolazione degli Stati Uniti. Quindi noi avremmo dovuto avere un numero di morti, grazie al lockdown, di gran lunga inferiore. Invece abbiamo una economia paralizzata, abbiamo un'economia in recessione, e al tempo stesso abbiamo un numero di morti addirittura superiori a quelle nazioni che non hanno adottato regole così stringenti, ma che per loro natura sono portati a puntare sulla responsabilità individuale e personale. Credo che la riflessione fosse sul virus ambientalista, come potrebbe essere pericoloso, come esperimento di ingegneria sociale. Non so se vuole lasciare le due parole, poi davvero concludiamo, perché è importante, secondo me. No, nulla. Forse l'unica parola che possiamo lasciare è questa, è che dall'emergenza sanitaria, che tutto ha consentito, il passo ad avere a concedere gli stessi poteri ad una prossima emergenza ambientale è molto ravvicinato. Prima di ringraziare gli ospiti, vi faccio vedere e vi do appuntamento a settimana prossima, dove torneremo ad analizzare, a presentare un classico del pensiero liberale. Presenteremo I limiti della libertà di Buchanan con Giuliano Urbani, e siamo felicissimi di aver coinvolto nella nostra serata, era tanto che non compariva anche in serate liberali, ma in generale. Raffaele De Mucci, che è il curatore dell'edizione italiana dei Limiti della Libertà, che è stato pubblicato presso la Rusconi ormai molti anni fa, ed Emma Galli, che è professoressa di Scienze delle Finanze all'Università La Sapienza di Roma. Credo che questa alternanza di classici e di volumi dell'attualità liberale non possa che fare bene al dibattito pubblico a cui nel nostro piccolo stiamo cercando di contribuire. Quindi ringrazio per il ritorno di Roberto Pesta, perché dopo Cappato, Cruciani e Don Beniamino non so più dove riuscirò a invitarti, ma ce la farò a stupirti ancora una volta. Quindi grazie davvero Roberto, grazie anche stavolta. Piacere ogni volta. Grazie a Aldo Maria Valli per il suo debutto. Speriamo di averla ancora come nostro ospite. Grazie a voi. E grazie soprattutto a Don Beniamino, perché veramente ci ha dato un grande volume. Leggetelo, leggetelo, leggetelo. Grazie a tutti e buonanotte. Arrivederci. Buonanotte.